Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Sala San Francesco, che più volte ci ha visti protagonisti nell'andare a raccontarvi episodi della vita di Padre Pio da Pietrelcina. Oggi per raccontarvi quanto accadde nel 1915. Padre Pio si trovava a Pietrelcina per questa misteriosa malattia. Era l'11 marzo quando lui scrisse una lettera al suo ministro provinciale, Padre Benedetto, nonché direttore spirituale, dove gli racconta quello che era il suo stato d'animo in quel periodo nella sua Pietrelcina. Ecco, parliamo di un giovane frate, da qualche anno sacerdote, che raccontava la sua esperienza di vita fuori dal chiostro al suo ministro provinciale. Padre mio, mi era caduta dall'anima ogni speranza riguardante la vostra paterna benevolenza verso di questo indegno vostro figlio. Quante lacrime ho versato per tale mia somma sventura, ben meritata per i miei tanti peccati, dei quali mi sono reso colpevole davanti a Dio. Ma viva sempre la bontà del Padre Celeste, scrive Padre Pio. Ma la vostra umiltà, traboccante di paterno affetto, scrive ancora Padre Pio, mi ridona la speranza. Grazie, grazie vivissime, o Padre mio, anche a voi ne rendo e pregovi a perdonare a questo vostro indegno figliuolo. Mi sarà data ed accordata da Gesù la grazia almeno di morire dove Egli con tanta paterna bontà mi chiamò, quanto dolce speranza mi sostiene e mi sorregge ancora in vita. Cosa dirvi del mio stato attuale, scrive Padre Pio, la terribile crisi, accennatavi nell'altra mia lettera, si va sempre più ingrandendo. Attualmente poi l'anima è posta in un cerchio di ferro. Teme da una parte di offendere quasi in tutte le cose Dio e questo lo cagiona tanto terrore che solo può essere paragonato alle pene dei dannati. E poi, nell'andare a raccontare tutta la sua esperienza che fa, scrive terminando: sono un crudele purtroppo nel manifestare a voi tutto ciò, ma mi si perdoni la corona che il Signore mi fa vedere e che per voi si va lassù intrecciando, mi fanno uscire dal mio riserbo.